Guardate questo Super Nintendo che ha bisogno della mia manutenzione, oltre ovviamente a pulirlo perché è un po' sporco. Andiamolo a provare. Proviamo la prima cartuccia. E purtroppo questa non funziona. Proviamo la seconda cartuccia. E purtroppo neanche questa funziona. E purtroppo neanche questa funziona. Quindi, per finire, vado a provare questa cartuccia qui, che sicuramente al 100% funziona perché è nuova. Neanche questa funziona. Dopo aver appurato che il Super Nintendo non funziona, dopo aver provato tutte quelle cartucce, soprattutto la mia che è super funzionante, andiamo a smontare e vedere dov'è il problema. Hai capito, Giovanni? Giuseppe, visemi giusti da Super Nintendo, non fare lo coglione, No. che sennò te spezzo l'osso, che già mense le derutte e te ne rompo l'altra mense. Quindi la Super Nintendo la voglio nuova, sistemata, e tengo 10 cassette che non vanno bene. Quindi le voglio tutte sistemate, tutte perfette, pure pulita. Se no te la spacco un capo e te spezzo le tre ossa. Va buono? Sigla. Sigla. Giosimo è un coglione, un coglione, un coglione. Giosimo è un coglione, un coglione, un coglione. Coglione. Guardate lo schifo che c'è dentro, mamma mia, quanto è sporca questa qua. Bisogna pulirla tutta fino in fondo, anche una bella sgrassata alla scocca. E sì, adesso andiamo a vedere come risolvere questo problema. Mamma mia, quanto ossido c'è all'interno. Andiamo a capire perché fa così, continuiamo a smontare questo Nintendo. Oltre alla sporcizia, non vi dico quanto è bello vedere dal vivo una scheda madre di un Super Nintendo. Troppo bella. Anche perché qui vedo dei chip bellissimi: Nintendo, Sony e Motorola. Andiamo a vedere che chip sono. Questo qui è il processore della Recon, un microprocessore a 16 bit e ha una frequenza di 1,78 MHz a 3,58 MHz. Questi due chip della MOSEL MS62256CL sono 128 KB di RAM. Questo chip della Sony S-SMP è il processore audio. E lavora insieme a quest'altro chip della Sony S-DSP-A. Questo chip è in grado di produrre e mescolare in simultanea 8 voci, in stereo a 16 bit con una frequenza di campionamento a 32 kHz. Poi abbiamo questi due chip grafici della Nintendo chiamati S-PPU1 e S-PPU2. Questa console è una PAL e va a 50 Hz, e facendo una modifica su questi due chip rendiamo questa console a 60 Hz come il Super Famicom, la console giapponese. Comunque le cartucce, nonostante l'età, sono in ottime condizioni. Una e l'altra. Tutte e due sono con la batteria. Controlliamo questa qua. 3 volte si è carica. Vabbè, basta invertire i puntali e poi abbiamo la tensione giusta. Eccoli qua, 3 volte. Quindi, vabbè, già un pensiero me lo sono tolto davanti. Allora, prendiamo le altre cartucce un attimo, che le vediamo. Tipo Street Fighter 2. Eccola qua com'è fatta. Questa qui la batteria non ce l'ha. Gods, invece, no, senza batteria. La famiglia Adams, niente batteria. Bugs Bunny invece senza batteria anche questo qua. Comunque vabbè, gli do una bella pulita e sono a posto. Per la riparazione uso questo svitol per pulisci i contatti e questo dissossidante per contatti. Ok, allora innanzitutto mi sono procurato anche 3 di questi qua in caso li dovessi cambiare. Riproviamo e vediamo se funziona. Accendiamo, LED si accende e sullo schermo non esce niente. 50 Hz come avevo detto prima. Ok, spegniamo e questa qua la possiamo staccare. Ne mettiamo un'altra di queste. Accendiamo. Niente, questa qua. Vediamo. Ok, vabbè, sicuramente sono da pulire. Vabbè, facciamo una cosa. Innanzitutto, qua questo ce lo spruzzo dentro. Ok, così. Faccio tutto in diretta. Ok, poi
spruzzo pure questo dentro. Vabbè, la spina la stacco, ma si ha danni. Le saldature dietro l'ho viste e sembrano tutte a posto, quindi penso che problemi di saldatura non ce ne stanno. Ok. Mettiamo questa e vediamo se funziona. Vabbè, attacco la spina però. Ok. Vedi? Vedi, bastava togliere un po' di munnizia all'interno e il problema si risolveva. Però sempre meglio smontare. Così con la scusa diamo una bella pulita fatta bene. Allora, questa qui è andata. Che cazzo è successo qua? Cioè, guarda cosa è successo. Ma non la sapevo mica sta cosa qua io. Guardate qui l'ossido che si vede. Qua c'è un po' di verde rame. Sì, qui posso dare una bella pulita accurata e il problema si risolve. Ci sono pelucchi, sporcizia qua dentro. Non la sapevo, sapete? Io questa cosa non la sapevo. Guardate come luccica adesso la scheda, guardate, va che bella, va. Fazzoletto chiuso per le, vabbè, abbiamo capito. Questa qui bella pulita, questi qua sono stati molto utili ed efficaci. Addirittura si è anche piegato poco poco questa qui, talmente questi prodotti sono forti per la pulizia. Guardate, guardate come luccica. Qualsiasi cartuccia che adesso ci metto, il Nintendo o la Nintendo, funziona a prima botta. Adesso passiamo alla pulizia della scocca. Dopo questa bella pulizia, diciamo che questa scocca è uscita molto bene, a parte alcuni punti, tipo questo qua, questa parte qua sotto è un po' a lato. Secondo me c'è da fare un ritocco di Retro Bright, ma non lo faccio, lo lascio così perché già così va benissimo. Al massimo, prendo queste cartucce qua, dalla parte di dietro andrò a fare un po' di Retro Bright, senza toccare la parte davanti, perché sennò poi si va a rovinare l'adesivo originale che c'è su queste cartucce qua. Ma tanto a Giovanni gli ho ordinato questa multicartuccia region free. Però il problema è che sì, avvia i giochi giapponesi e americani, però ovviamente non, dove, com'è che si accende così, non va a 60 Hz. Quindi la modifica che andrò a fare su questa console è solamente la 60 Hz. C'è già precaricato un gioco americano, sì, USA, parte, si vede a colori, sia con il RGB, sia con RGB che composito. L'unica cosa è che va a 50 Hz, quindi andiamo a fare la modifica, così ci togliamo questo pensiero davanti e vi farò vedere alcuni confronti poi tra 50 e 60 Hz. Innanzitutto serve questo interruttore a tre vie, 1, 2 e 3. Poi questa resistenza da 2,2K, questi cavetti qui, il termorestringente. Qui bisogna fare un buco perché bisogna mettere qui l'interruttore, in questo punto, quindi buchiamo, puliamo anche di qua, infiliamo l'interruttore, ok, 1, 2 e 3, eccolo qua, un po' di colla per tenerlo bloccato, saldiamo la resistenza da una delle due estremità, la rosso, l'altro cavetto, il nero che sarebbe il GND, è un cavetto centrale. Momentaneamente mettiamo la scheda madre. Iniziamo a saldare il cavetto viola dove c'è la resistenza all'uscita del 7805 dove c'è la O, arricchiamo un po' di stagno e saldiamo il cavetto viola. Ok,
Adesso il nero dall'altra estremità dell'interruttore, il GND casualmente è nero, meno male, va il pin centrale che va qui su questa piastra, la richiamo di stagno, qui è più sicuro il collegamento, non va a fare cortocircuito con l'altro cavo, e ci saldiamo il cavo nero, perfetto. Già che ci siamo abbiamo richiuso il tutto e ci mettiamo anche la pasta termica sul 7805 che prima non c'era, eccolo qua, guardate che bello. Adesso ci serve il microscopio perché dobbiamo andare ad alzare i due pin sul chip grafico, perché lì dobbiamo saldare il pin centrale dell'interruttore, quello viola. Ok, bello, pronto, e adesso lavoriamo. Sul PPU2 alziamo il pin 30, quindi mi aiuto con questa punta d'acciaio qui e lo solleviamo dissaldandolo. Piano piano, se no si rompe. Ok, eccolo qua, ce l'abbiamo fatta, va? Ci mettiamo un pezzo di nastro di protezione così. Ok, adesso passiamo al PPU1 e dobbiamo sollevare il pin 24, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, eccolo qua. Quindi lo solleviamo dissaldandolo ovviamente piano piano. Vai, esci, esci bastardo. Ancora, ancora, eccolo qua. Ora lo addrizzo. Ok, lo sollevo poco poco. Voilà, va. Ci mettiamo un pezzo di nastro, sempre qui di protezione. Ok, arricchisco con un po' di stagno. Ok, e anche qui con un po' di stagno. A posto. Adesso non ci resta che fare l'ultimo collegamento, il cavetto quello centrale, il celeste. Lo colleghiamo sul pin 30 e sul pin 24 del PPU1. Tutta questa guida l'ho presa da questo sito internet che lascerò comunque il link in descrizione. Guida semplice e chiara. Adesso è arrivato il verdetto, l'ho richiusa perché tanto sono sicuro che funziona, perché il lavoro l'ho fatto bene. Video, alimentazione, è spenta, no? Sì. Carciuccia. Accendiamo e dovrebbe partire. Voi avete visto, ma già è partita. Ok, ma come è partita? 50-60 Hz? Vediamo cosa succede se... No, vabbè ragazzi, 60, vediamo, 60, andiamo a vedere. Fortunatamente questa TV me lo dice, adesso sono a 60 Hz, switchiamo, e adesso sono a 50 Hz, quindi funziona. Non so quanto vi piace, però ho messo questo adesivo qui con il nastro di carta. Ora vi faccio vedere alcune differenze in game tra 50 e 60 Hz. Avvio questo gioco PAL version, vi faccio vedere una cosa, impostato a 60 Hz. Avvio il Super Nintendo ed esce questo errore, ma se spengo, riporto a 50 Hz e avvio il gioco parte. Ok, è partito. Ho notato un glitch grafico, qui sono a 50 Hz ed è tutto a posto. Lo avvio a 60 Hz, guardate cosa fa lo schermo, c'è questo glitch grafico su questa parte delle nuvole e lo fa in continuazione, non riesco a fermarlo, non è problema di pulizia della cartuccia. Adesso proviamo la USA version NTSC, costa multicartuccia, eccolo qua, avviato. Ma questo è solamente un esempio che vi faccio vedere, perché ho provato tantissime volte con l'altra, tantissime volte con questa. Questa funziona sia a 50 che a 60 Hz e quell'altra cartuccia solamente a 50 Hz. Piccola differenza tra 50 Hz, questi sono 60, e i 50. L'audio va più lento, sentite? 50, ha aumentato, 60, 50. Questo qui è un esempio tra 60 Hz e 50 Hz. A sinistra abbiamo i 60 Hz, a destra abbiamo i 50 Hz e la velocità perfetta con l'audio perfetto sempre e solo a 60 Hz. Adesso sto provando Street Fighter. Ok, si vede stretto. E l'audio lo sento un po' rallentato. Portiamolo a 60. Lo schermo si allarga. E beh, adesso sì, va sia bene il gioco che l'audio. Ok, sì. Anche qui, grazie a Premiere, guardate, 60 Hz contro i 50. 50, un passo indietro. 60 Hz, perfetto. E un PAL version pure questo. Vediamo a 50.
L'audio rimane invariato. Cambia solo il quadro. Sì. Sentite? Sì. Va bene, comunque abbiamo capito il succo di questa modifica. Giochi a 50 Hz, giochi a 60 Hz, giocare a 60 Hz su alcuni giochi conviene perché sfruttiamo il gioco al 100% con la velocità giusta. Alla fine questo Nintendo l'abbiamo resuscitato con una bella pulizia, con una bella modifica. Le cartucce invece, vedete, le ho tutte belle pulite, le ho sgrassate tutte ad una, non ho usato il Retro Bright qui perché sennò le vado a rovinare sempre di più, quindi meglio così, però la parte di dietro, nel senso, vedete, giallo piscio proprio, quindi qua Retro Bright lo faccio, aspetto tipo un paio d'ore, e questo qui invece è il risultato finale del Retro Bright. Certo, non è che sono uscite 100% perfette, anzi, l'ha un po' scolorito un po' di più, quindi è stato molto aggressivo il Retro Bright, però va bene così, meglio del giallo piscio sicuro. E questo video lo facciamo finire qua perché sennò diventa lungo e scoglionante. Quindi ragazzi, ci vediamo alla prossima con un prossimo video che sto preparando. Sto già quasi alla fine, sto aspettando il pezzo che mi arriva e quindi uscirà un prossimo video molto molto strampalato. Se questo video vi è piaciuto, ovviamente lasciate un lasciatemi un bacino sotto i commenti, ok? E ci vediamo alla prossima. Ciao. No, questo qua lo vuole a 50 Hz. Bastardo.